Non ci sono dubbi, è la belva. Ne ero convintissimo. Chiero De Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. E di chi sono questi? No. Rondo, qui a Auricchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine in largo, Ponchiello numero 2 a passo. Attenda, prego. Attenda. Stiamo alla festa da ballo. Ha chiesto due auto? Sì, signore. Allora, Belgio 4 in 2 minuti e Bari 9 in 4. Come? Bari 9 mi ha detto questa a me. Ma chi è che parla? Radio taxi, signore, dica pure. Non ti muovere. No. Facci lei. Signor commissario. De Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai. Guardi che l'altra volta... Poi non ho capito perché continua a farmi dei segnali strani. Che cosa vuoi dirmi? Dimmi. Io... Silenzio. Eccole qua. Levatemelo di sotto! Chi è? Permette un attimo? Levatemelo di sotto, continua. Levatemelo di sotto! La Corvino è sincera, commissario. E se questo non c'entra niente? Io lo farei un confronto. Come non c'entra niente? Non diciamo cazzette! Quale confronto? Questa è la belva umana, Ma quale belva umana? Questo è un signore, non c'entra niente, si chiama Gian Domenico Fracchia. Quindi, caro De Simone, la mia idea del confronto era giustissima. Zitto e basta così. Capisce, Fracchia, ci sarebbe cascato chiunque. Ci sono cascato io, è tutto dire. La sua somiglianza con la belva umana è una cosa incredibile, non so. È una cosa... Se prende proprio due gocce d'acqua, uguale. Per favore, Fracchia. Si potrebbe rilasciare un lasciapassare? Ecco, il lasciapassare. Il mio aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Ho trovato. Si potrebbe rilasciare un lasciapassare. Bravo! Bene, benvenuto così. De Simone, i deficienti come te nella polizia americana, la sede elettrica li mandano. Mi scusi, cazzo! De Simone? Maledetto? Da dove esco io? Scusi, arrivo. Vuole uscire di qua, commissario? No, esco direttamente al tubo di scappamento. Disgraziati maledetti, inetti, imbecilli e stronzi. Bussa! Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché a me non deve mai suonare niente? Madonna. Sei proprio un soriano deficiente, cosa? Attene via, gattaccio! Vai sui tetti! Allora, facciamo pulizie? Andiamo. Non ce la faccio. Non ho mai corso tanto in vita mia, neanche durante il corso, caro De Simone. Tutto per colpa di quella palla di merda del colonnello. Lui e quell'altro stro. Come so? Lo stro. Va bene col colonnello? Come no? Breve. De Simone! Di corsa! Con calma, De Simone. Stavo rincorrendo la belva. Perché non vai con i carabinieri, visto che ti piace? Maledetto.